I once was shared by light diffused in the air. The shadows swing on the wall, trees sway in the wind. We're still together after what has happened. Nothing is the same, but we're still hand in hand. I said, baby, close your eyes and dream. No, let me catch you, everything burns around us. I say, baby, take it away from here. I won't leave you alone. Let's go. We dance around the fire. We sing around the fire. We dance around the fire. Everyone around the fire. We dance around the fire. We sing around the fire. Really, I'm scared.
Papaveri, come si fa? Non puoi tu papare i papaveri, disse papà. Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia, per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spazio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, solo freschezza veneta.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Metti una sera a cena. Beh, con queste note avete forse intuito quale sia il tema di questa sera. Ebbene, il tema di questa sera è proprio il matrimonio, lo sposalizio, quello che è il giorno più bello della nostra vita. Intanto vogliamo ringraziare il maestro compositore Beppe Calamosca, che è stato accompagnato da Jenny Kuronen. Poi parleremo anche di questo personaggio finlandese che suona il violino, ma è una soprano e anche una cantante. Ma entriamo subito sul vivo di questa trasmissione. Allora andiamo a vedere che cos'è questa villa, una villa stupenda. Ci troviamo infatti nel complesso dell'antica villa Giustinian qui a Cittadella in provincia di Padova, che però confina con Bassano del Grappa, ed è un posto stupendo, una location veramente bella. Abbiamo detto il complesso di Villa Giustinian, sì, perché in realtà le ville sono due, Villa Camoro, quindi queste due ville antiche adibite proprio per il giorno più bello della nostra vita. Non è soltanto una bella location dove poter essere accolti con grande gioia e felicità e dove far accogliere anche tutti i nostri ospiti, i nostri invitati più cari quel giorno, che possono trascorrere le ore liete dando così affetto e dimostrando tutta la loro felicità per due persone che si uniscono in matrimonio per una lunga e felice vita assieme. Andiamo però a vedere, non soltanto abbiamo detto una location molto bella con dei porticati, una fontana e un parco stupendo, ma andiamo un po' a vedere chi sono i padroni di casa, quindi si allarghi anche questa scena. Buonasera intanto, signor Matteo Tellatin, buonasera allo chef Luciano, grazie per aver aperto le porte di questa villa stupenda qui per questa trasmissione che noi siamo onorati di tenere proprio da voi. Allora, Matteo Tellatin, quanti anni nella ristorazione? Ormai noi la conosciamo da tanto tempo, sono quanti anni? Abbiamo festeggiato proprio in dicembre 2015 i nostri primi 40 anni di attività. Ma che bello! Quindi 40 abbiamo anni. Una lunga esperienza di locali, di intrattenimenti, di pranzi, di cene, di spettacoli, anche perché il nostro matrimonio è un po' rivoluzionario. E infatti abbiamo voluto cambiare proprio modo di gestire i matrimoni. Non devono essere giornate lunghe, stanchevoli, lungaggini inutili, ma devono essere soprattutto all'insegna dei sentimenti, delle emozioni, della gioia, dell'euforia del giorno, e quindi naturalmente il tutto accompagnato da un buon menù, da un ricco menù di qualità, di quantità, di servizio, di allestimenti, perché è un giorno speciale, ma soprattutto all'insegna della gioia, dell'euforia della giornata. C'è un menù ricco quel quindi, giorno. Beh, sicuramente il menù. Intanto gli ospiti è ricco. Come vengono e gli sposi come vengono accolti? Perché avete un porticato stupendo. Beh, abbiamo il ricevimento iniziale che è importante, che è un po' il biglietto da visita della parte, diciamo, iniziale, per cui un ricco buffet, naturalmente diviso in isole, magari durante il periodo buono della stagione si realizzano i buffet all'aperto, quindi con le isole del crudo, del cotto, del pesce. Sì, del resto questo parco che voi avete adiacente è predisposto, si presta. Ecco, poi dopo il ricevimento iniziale passiamo alla presentazione hollywoodiana, la chiamiamo così, giusto per usare un parolone grosso, perché sono le presentazioni stile all'americana, dove vengono presentate le famiglie che da quel giorno si sono imparentate, naturalmente iniziando la presentazione dei testimoni, poi appunto a seguire i familiari, i genitori e poi l'ingresso trionfale degli sposi in una maniera abbastanza particolare, emozionante, emozionante. Tengo un po' di curiosità ai spettatori che possono così venire a scoprire poi tutte le nostre performance nei dettagli. Ecco, noi però vediamo anche parcheggiate all'esterno due auto, una limousine bianca stupenda e poi un'altra auto d'epoca sempre bianca, quindi adibita proprio al matrimonio. Certo, l'auto serve per naturalmente accompagnare la sposa prima e poi lo sposo insieme alla sposa nel ristorante. Però il nostro concetto è quello di dare tutti i servizi che sono appropriati alla cerimonia importante dei matrimoni al completo,
in modo che gli sposi non abbiano da preoccuparsi di nulla, di cercare le varie opzioni. Bene. Quindi il nostro programma è totalmente completo, nel senso di tutti i suoi dettagli, dalla cerimonia fino a notte fonda. Difatti non mettiamo mai limiti d'orario, mai limiti di orario, cioè si va a oltranza. Ma che bello. Io dico, il matrimonio è la festa del banchetto nuziale, certo, è senza tempo, non c'è il tempo e non c'è lo spazio, vita, no? Si dovrebbe e trionfano farla, i quindi, sentimenti, certo. Questo è importante. Ecco, Chef Luciano, noi qui vediamo, lei ha preparato per noi alcune pietanze, magari le vogliamo un po' descrivere. Sì, certo. Qui abbiamo un, eccolo allora, qua, lo giriamo alla telecamera. Qui abbiamo un antipasto molto carino anche da vedere. Ecco, nel dettaglio per stasera abbiamo preparato uno scrigno di zucchine grigliate, dove all'interno troviamo un tortino di ricotta al basilico, sì, con degli sfilacci di cavallo e delle scaglie di grana. Bello, deve essere anche molto buono, tra l'altro. Eccolo qua, il primo piatto invece per stasera. Il primo piatto invece stasera consiste in bigoli di Bassano con una piccola rivisitazione, di solito abituati a vederli accompagnati, sì, a un sugo, eccoli, di carne. Vediamo. Stasera invece li abbiamo proposti con dei gamberi di fiume e del formaggio arborinato al basilico. Che raffinato, eh? Cerchiamo veramente di stuzzicare sempre tutti i palati. E invece qui, eccolo qua, lo alziamo anche questo piatto perché abbiamo questo voluto. È un filetto di branzino allo zafferano con dei peperoni in agrodolce e dei asparagi verdi saltati, eccolo al qua, burro. Benissimo, grazie mille. Allora io direi di fare un applauso per queste pietanze, ma anche per quanto è stato detto. Allora, grazie per intanto averci ospitato. Ecco, vi invito, perché so che la sala è piena, quindi avete molto da fare, però alla fine voi sapete che insomma stapperemo una bottiglia e quindi vi chiameremo di nuovo. Grazie. Perfetto. Intanto e noi continuiamo con la nostra trasmissione, perché ebbene sì, è arrivato il momento forse più bello, perché andiamo a presentare i nostri ospiti di stasera. Non è stato voluto, però già io vi dico che gli ospiti di questa sera sono tutti operatori del settore, quindi il settore del matrimonio, di questo giorno speciale della vita, tutti molto giovani, e ora andremo a vedere chi sono. Allora, io chiamo per prima una ragazza che lei ha fatto anche l'impiegata, ha lavorato per un'azienda alimentare e poi è stata affascinata dai confetti, da tutte quelle leccornie anche moderne che accompagnano poi il matrimonio. Qualcosa è cambiato negli anni? Sì, qualcosa è cambiato. È stata molto coraggiosa, un anno fa ha deciso di staccarsi dalla sua busta paga, diciamo così, per diventare una libera professionista del settore. Non solo, ha visto un negozietto che era un negozietto in affitto, non c'era più nulla all'interno, e coraggiosamente lei ha pensato di mettere su un negozio tutto suo, Rosa Confetto Sposi ed Eventi. Lei si chiama Marianna Di Segna, eccola! Bella coraggiosa Marianna, eh? Prego, prego. Allora, dopo Marianna, quando pensiamo al matrimonio non possiamo non pensare a un aspetto molto importante, che è l'aspetto che viene per ultimo, perché è la torta nuziale. Però quante volte ci è capitato di vedere una bella torta, di essere magari invitati, ma che poi il gusto non rispecchiasse tutta questa bellezza, o al contrario, una torta molto buona che però l'effetto che dava all'occhio non era poi così raffinato, così bello, o forse non rispecchiava quello che erano gli sposi e quello che era il banchetto nel suo completo. Anche qui due giovani hanno creduto nelle loro capacità, hanno un negozio strepitoso, entrare da loro sembra di entrare nel mondo di cioccolato, per chi ha visto questo famoso film che poi la televisione continua a riproporre. Fanno tante cose, sono stati molto bravi ad accettare il nostro invito, perché hanno tanti impegni, poi ne parleremo anche di questo. Hanno però le loro idee su che cos'è la pasticceria, su che cos'è il 2016, quindi quello da proporre, hanno delle idee innovative e questa
questa sera ci faranno anche delle dimostrazioni pratiche. Questa sera veramente è una puntata molto molto particolare, vedrete anche perché. Allora io chiamo qui Enrico Tedesco con la collaboratrice Elena Basso di Golose Emozioni. Buonasera. Grazie. Allora, io direi di intanto farvi accomodare nella vostra postazione perché partiremo con voi, come sempre. Io dopo il Big Bang è partito e quindi vi darò il tempo, abbiamo un'ora e mezza insieme. Prego, accomodatevi. Bene, e non abbiamo detto che Golose Emozioni è nato appunto grazie all'intuito, alla fantasia, alla maestria di Enrico Tedesco, ma anche di Silvia Cobianchi. Ecco, quindi vogliamo fare un applauso a Silvia Cobianchi perché è proprio la persona che affianca Enrico Tedesco in questa bella avventura. Forza, un applauso! Allora, lui ha 26 anni, è di Monticello Conte 8 in provincia di Vicenza, sembra più piccolino però, adesso lo vedete. Pensate che lui da piccolo ha iniziato cucendo i vestitini alla Barbie. La mamma era un po' preoccupata, ma niente paura perché è diventato un bravissimo sarto, il sogno della sua vita si è realizzato, non solo ha studiato, proprio focalizzando il focus in quello che lui voleva, quindi uno studio che l'ha portato non solo a tagliare e cucire in maniera maestrale, ma anche a disegnare i propri modelli. Pensate addirittura che lui ha disegnato, tagliato e cucito l'abito per la moglie, e questa è davvero una cosa incredibile e molto curiosa. Noi andiamo a presentare quindi Mattia Traforetti del Matelier Traforetti. Eccolo qua, Mattia. Grazie, prego. Allora, una sposa per essere tale, oltre all'abito molto bello, deve avere anche un'acconciatura che sia un'acconciatura ben fatta, un'acconciatura che rispecchi la sua personalità, un'acconciatura che sia però anche alla moda, un'acconciatura che vada di pari passo anche con l'abito. Insomma, abbiamo con noi il piacere di avere questa sera, proprio per la seconda volta, il nostro caro Enrico Marchetti di Salone Batik di Rosati. grazie Enrico. Allora, vi avevo detto che sono tutti giovani, belli, con voglia di fare spazio, quindi a questi giovani, che tante volte, io lo dico sempre, tante volte purtroppo sacrifichiamo, perché insomma noi vecchiotti pensiamo di saperne sempre di più, e invece le idee fresche ci piacciono tanto anche stasera. Io mi sposto intanto perché voglio andare a vedere che cosa stanno facendo qui nello spazio dedicato alla pasticceria. Allora, che cosa abbiamo portato? Noi abbiamo portato un dolce, diciamo la classica wedding cake. E poi però una fettina ce la fa assaggiare. Senz'altro, a tutti. Senz'altro, ci manca. Bene. Diciamo un dolce molto, molto bello scientificamente parlando, però sì. Diciamo dal punto di vista palatale c'è qualcosa anche di meglio, diciamo. Ad esempio, non so, una mousse, un semifreddo, anche una semplice sfoglia che però... Ma la mousse si usa come torta nuziale? Diciamo che da noi la stiamo spingendo molto perché è un dolce dove possiamo anche, diciamo, possiamo anche indirizzare il nostro cliente a fare qualcosa un po' di diverso, diciamo, ecco, sia dal formato che dalle consistenze poi che si andranno a degustare in seguito. Ecco, anche perché io qui lo dico e qui lo nego, visto che nessuno ci sta ascoltando e sentendo, allora proprio il nostro caro pasticcere ha portato questa torta per farci vedere, adesso vedrete che cosa, ma in realtà non è quello che lui ama fare nei matrimoni, perché secondo Enrico Tedesco la semplicità è... No, diciamo, vero? Allora, nella semplicità troviamo, c'è tutto, no? L'eleganza di una infatti, torta. Questo, cioè l'eleganza, sì, perché quello dipende anche un po' dalla decorazione, diciamo, ma soprattutto nei gusti e nelle consistenze, secondo me è lì che troviamo il massimo da un dolce. Diciamo che in questi dolci, allora, abbiamo delle decorazioni che rendono molto particolare e soprattutto, non so, possono essere, diciamo, in pandan con tutto quello che ha a che fare lo stile del matrimonio stesso, no? Però quando si va a degustare molti si lamentano perché troviamo un dolce con un pan di Spagna classicissimo che non ha nulla da, diciamo, da invidiare a altri dolci, però con tutta questa pasta di zucchero, questa glassa diventa un po' stucchevole magari, e alla fine di un pasto importante
può essere un po', diciamo, un po' esagerato, ecco, questo in sostanza. Niente. Quindi insomma grande scenografia. Sì, ma anche grande ricerca per voi di quello che è anche il gusto piuttosto che gli ingredienti. Sì, moltissimo, diciamo, ecco, noi puntiamo più che altro, diciamo, proprio sulla ricerca, oltre che dell'ingredientistica, anche dell'originalità del prodotto finito, ecco, abbinare sì, magari più tipologie di ingredienti, magari in consistenze differenti, proprio per dare al palato, diciamo, un po' uno sballo palatale dovuto proprio a queste consistenze e a questi gusti che si abbinano e trovano una simbiosi, diciamo. Lo sballo palatale, sì, questo mi piace. Ah, sballo palatale, sì, bellissimo. Allora dai, velocemente, io vi do poi il via, che cosa sì, ci fate? Che cosa niente, praticamente abbiamo realizzate. Allora, semplicemente facciamo un dolce all'americana, dove andremo, allora la parte principale, quella più alta, sì, sarà dedicata agli sposi, al matrimonio. Questa sì, parte qui, la parte principale, quella sopra. Poi quella di mezzo? Quella di mezzo, diciamo, sarà un po', come si può dire, un intercalare per andare poi a finire con il dolce del battesimo, in sostanza. Sì, dove decoreremo con delle scarpine, è un po' quello che ha a che fare, diciamo, con un battesimo. Bene, e quello sotto? Quello sotto, sì, quello intermedio sarà quello che ci porterà ci sarà uno stacco, diciamo, al tredunione, insomma, unisce idealmente le due cose, però con uno stacco. Sì, perfetto. Bene, grazie. Bene. E allora io invito anche la nostra regia ogni tanto a dare un'occhiata a quello che faranno questi due grandi artisti del dolce per questo sballo palatale. E intanto andiamo a vedere e a sentire un po' questi nostri ospiti. Allora, eccoci qua. Oh, ma che bello oggi avere tanti giovani così, mi piace. Parliamo un po' di com'è nata, caro Mattia, la tua passione, un po' io l'ho detto in apertura, la tua passione per gli abiti, e tu mi dicevi che insomma cucivi da quando sei piccolino e lui cuciva appunto gli abiti della Barbie. Sì, esatto, è una passione innata che ho sentito fin da piccolo e che poi ho curato e ho cercato di far crescere appunto per far realizzare quello che era il mio sogno. Mm-hmm. Ecco, poi il tuo cammino com'è stato? Che cosa hai fatto? Non è stato un cammino semplice. Ho cominciato appunto con questa scuola di moda che mi ha dato delle buonissime basi di modellistica, di taglio e di cucito. E poi ovviamente l'esperienza in qualche atelier, in qualche laboratorio di confezioni mi ha dato poi la possibilità di lanciarmi per conto mio. Ecco, tu hai 26 anni, da quanti anni gestisci la tua attività? Da 4 anni. Da ben 4 anni, quindi tu avevi 22 anni. Esattamente. Tu hai detto io basta, non voglio più essere dipendente, mi apro un atelier per conto mio. Esattamente, sì. Molto bravo. Era il mio grande sogno e ho detto adesso mai più. Ecco, quindi tu parsi, io vengo da te, dico io mi devo sposare, ho però anche delle damigelle, ho la mamma, ho la zia, ho la nonna. Tu... Diciamo che curiamo un po' tutto. Ah, quindi tu fai... Esattamente, sì. Preferibilmente la sposa e la cerimonia, ma facciamo tranquillamente anche lavori di sartoria in generale. Ecco, senti, ma se io sono una sposa e voglio sposarmi, naturalmente sarò una sposa e vengo da te, tu che cosa mi... Diciamo che l'iter in sartoria si compone di 4 prove in genere, sì, quindi un primo incontro dove la sposa ha la possibilità di provare diversi capi che le aiuteranno a capire effettivamente il modello, il genere di abito che le piacciono e le stanno bene. Sì. Con la seconda prova, una volta che si è un attimo andati a delineare il modello dedicato alla sposa, si comincerà col prendere le misure e la scelta effettiva di quello che sono tessuti, accessori e particolari dell'abito. Con la terza prova ci sarà una prima bozza dell'abito che la sposa avrà la possibilità di provare e che ci servirà un attimo come base sulla quale andare a lavorare. Con l'ultima prova l'abito sarà praticamente realizzato e mancheranno gli ultimi ritocchini. Ho capito. Senti un'altra cosa, ti capita mai di avere delle spose molto indecise e quindi che tu devi veramente accompagnare passo per passo? Sì, non so dirti se sia più difficile le spose indecise o quelle piuttosto convinte. Diciamo che in realtà la parte fondamentale è il primo appuntamento in cui la sposa appunto ha la possibilità di provare gli abiti, perché tante volte ci si fa un'idea di quello che può piacere a se stessi, però poi provando si cambia tante volte idea, veramente. Bene, e allora poi magari andremo anche a chiederti delle tendenze moda,
e andremo anche a vedere, pensate, una mini sfilata con gli abiti proprio di Mattia. E adesso però io mi sposterei perché sono curiosa ancora di questi gusti in bocca che però fanno parte anche di quello che è il presente che gli sposi danno a quel giorno delle nozze, che è la bomboniera. Allora, ci spostiamo, ci possiamo spostare qui perché abbiamo un'altra postazione, eccola qua, Marianna Dissegna. Allora, che cosa ci hai portato qui? Vediamo. Beh, vi ho portato quello che è adesso la moda nella bomboniera, quindi sì, dallo stile shabby chic, country chic, adatta magari a location un po' più rustiche e al matrimonio magari un po' più grintoso, un po' più deciso, un po' più modaiolo, ecco, sì, se vogliamo chiamarlo così. E anche a quello il classico, il romantico, l'evergreen. Ecco, dopo magari tu ce li fai anche vedere più nel dettaglio. E ci parlerai anche dei confetti, perché io insomma ricordo un tempo c'era il confetto con la mandorla all'interno, oppure si incominciava a parlare del confetto con la cioccolata, ma sono convinta che le cose si sono evolute e sono cambiate molto e esistono una varietà di gusti, sì, oltre 54 gusti diversi. Ma che belli, ecco. Per esempio questi, eccoli qua, questo è un confetto al wafer. Ha praticamente un'anima proprio di un ricciolo di wafer, poi esternamente del cioccolato extra fondente, poi il tutto confettato finemente con lo zucchero. Meraviglioso. Sono golosi, infatti la moda richiama anche il fatto di fare le confettate proprio in sostituzione poi a quello che magari di solito viene fatto come tavolo dei dolci, viene o abbinato al tavolo dei dolci o al tavolo della frutta o semplicemente confettata. La confettata vale a dire, per chi non sapesse, una grandissima scelta di confetti dove gli ospiti possono servirsi, gustarli e mangiarne a volontà. Così. E quindi la bomboniera però in quel caso lì non c'è. Si fa anche la bomboniera, anche la bomboniera. È una coccola in più che si fa a propri ospiti. Sì. Immagino queste grandi cose trasparenti con tutti i confetti. Poi il tutto noi lo personalizziamo in base anche allo stile del matrimonio. Infatti parleremo anche di questo. E invece io ti passo davanti, questa qui, che cos'è? Questa? Quello invece è un confetto ciocco mandorla con delizia alla frutta, quindi frutta mista, mandorla all'interno, poi c'è l'aroma della frutta mescolato al cioccolato bianco e poi il tutto confettato con lo zucchero. Tu ne mangi ogni tanto? Ogni tanto sì, sgarro anch'io. Non riesci a resistere, no, avendoli tutti lì. Va bene, allora torniamo dai nostri ospiti. Perché grazie intanto, seguimi pure, perché poi Marianna parliamo anche della tempistica che gli ospiti hanno, gli sposi hanno da avere in caso di proprio organizzazione totale, perché abbiamo detto appunto che Marianna Dissegna è anche una wedding planner. Allora, parliamo un poco delle acconciature. Le acconciature sappiamo vanno di pari passo con l'abito, è vero? Voglio dire, un acconciatore deve sempre sentire anche l'atelier. Sì, la prima cosa che chiedo è subito se la sposa ha visto il vestito, sì, se ce l'ha, quindi una foto. In base dopo allo stile del vestito si sceglierà anche l'acconciatura. Se una sposa veste classico si andrà a fare un'acconciatura classica. Se il vestito ha molti punti luce, si cerca di avere dei piccoli oggetti nella conciatura che riprendono un po' il vestito, o anche tessuti si possono anche riprendere, tipo se abbiamo delle cinture in pelle, si possono mettere anche dei tessuti in pelle, oppure altre cose che magari il vestito... Quindi è importante che l'acconciatore... Decisamente sì, molte volte mi capita che l'acconciatore venga addirittura in atelier per vedere la sposa con il suo abito, di modo da realizzare effettivamente l'effetto che può fare un'acconciatura su un determinato abito. Ho capito. Allora io direi, se voi siete d'accordo anche da casa, ma credo di sì perché siamo tutti curiosi, direi di vedere i primi due abiti realizzati appunto da Mattia. Sono due abiti che poi lui ci spiegherà, Anita e
Ilaria, sono queste due gemelle, pensate, che sono state scelte proprio per sfilare questi due abiti, gli abiti di Mattia Traforetti. Prego. Io direi di fare un applauso perché qui ci sta tutto. Allora Mattia, dai, incominciamo ad alzarci e a vedere un po' quali sono le caratteristiche di questi abiti. Sono due abiti molto differenti. Sì. Il primo è un abito molto grintoso, molto giovanile, un abito che potrebbe essere adatto a un matrimonio in spiaggia, un abito che appunto dà molta leggerezza data dai tessuti, da questo chiffon in seta, che dà questa leggerezza e questa vaporosità. Bene. D'altra parte invece abbiamo un abito con una linea sirena, quindi molto più elegante, molto più raffinato, che lascia però un po' un tocco sexy con la schiena scoperta. Vediamo questa schiena, eccola qua. Ecco, questo fiocco che poi effettivamente Enrico Marchetti del Salone Batik di Rosà, questo fiocco scuro, ecco, che ha la sposa. E perché è stato come dettame da chi ha in realtà cucito e pensato l'abito, o è Marchetti che ha voluto mettere questo, o vi siete messi d'accordo? È stato un comune accordo, esatto, un dettaglio. Quindi, ecco perché è importante parlare la stessa lingua. Bene, grazie a Ilaria e Anita, grazie, poi vedremo un'altra uscita. Bene, ancora un applauso perché lo merita tutto. E poi magari ci soffermeremo anche sui dettagli, i dettagli della conciatura, che era molto molto bella. Io direi di fare un piccolo break in questo momento, a fra poco, quindi rimanete con noi. Papavero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia, per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spaccio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, solo freschezza veneta.
Sì, l'amore è una cosa meravigliosa, davvero. Siamo insieme ancora per Metti una sera a cena, questa sera a Cittadella in provincia di Padova. Siamo nel complesso dell'antica villa Giustinian con annessa Villa Camoro. Abbiamo detto una villa stupenda, una location meravigliosa con un parco veramente bello, ampio, la fontana, insomma tutti i crismi giusti per essere una location da matrimonio. Abbiamo detto nella prima parte della puntata che abbiamo molti ospiti questa sera e soprattutto sono tutti giovani. Li abbiamo visti in apertura di programma, che insomma ci hanno spiegato, ricordiamo che sono Enrico Tedesco e la sua collaboratrice, e la collaboratrice Elena Basso di Golose Emozioni di San Zenone degli Ezzelini, insieme a Silvia Cobianchi, che questa sera non è in trasmissione con noi. Allora, avevamo detto, intanto sta procedendo il vostro lavoro, a che punto siete arrivati? Allora, adesso passiamo alle finiture, quelle più importanti, diciamo. Iniziamo con lo strascico di pasta di zucchero, poi procederemo con le scarpine, come detto prima, con i fiorellini e alla fine finiremo con gli sposini sopra del dolce. Ecco, quindi perché noi facciamo vedere questa sera tre tipi di torte in uno, naturalmente per comodità. Una combine, sì, si dice così. Tante volte, diciamo che negli ultimi anni soprattutto, si è abitudinario quasi a mettere assieme anche battesimo e matrimonio. Per le coppie che magari hanno dei bambini prima. Mm-hmm. Quindi fanno tutta una cerimonia, ma anche carina, vero? Secondo me. Sai una cosa, Enrico? E noi sappiamo che lei comunque. E intanto voglio far vedere, ecco, forse le avevate già inquadrate queste scarpine meravigliose che sono state fatte anche nella prima parte. E intanto queste scarpine sono fatte di che materiale? Sempre pasta di zucchero. Pasta di zucchero che lei abilmente ha fatto. Lei è un'artigiana stupenda, perché non è solo una pasticcera, ma insomma io non riuscirei a fare tutti questi particolari, quindi la pasticceria è anche un po' arte. È arte, beh, sicuramente. Senta Enrico, quanto è importante la ricerca dell'innovazione, ma soprattutto il non rimanere, a parte che lei è giovane, quindi, ma non rimanere ancorati a vecchi schemi e invece continuare a studiare in questo campo? Allora, diciamo che da parte mia la tradizione rimane sempre, diciamo, è uno zoccolo fisso da dove prendere spunto e, diciamo, divulgare un po' tutto quanto, ecco, in sostanza. Più che altro, cioè, allora, possiamo ottenere sicuramente i dolci, quelli classici della pasta sfoglia, come si parlava prima, la meringata. Sì. L'importante è rivisitare leggermente, mantenendo i gusti veri, diciamo, esaltandone anche magari i sapori, magari usando dei prodotti naturali, possibilmente, e dove possibile anche, io almeno, dei prodotti a chilometro zero, magari, non so, sfruttando anche la stagionalità, a partire, non so, dalle fragole nel periodo in cui ce le abbiamo, per i dolci alla frutta, oppure dalle farine per fare, diciamo, le nostre basi, come la pasta sfoglia o come il pan di Spagna. Ecco, e per quanto riguarda invece le intolleranze, sappiamo che ci sono sempre più persone intolleranti agli alimenti. Certo che sì, e c'è un angolo anche per loro, diciamo, ecco. In linea di massima, per che uno sia intollerante, non so, alle farine, ovvero celiaco, che abbia dei problemi con il lattosio, certo, o con il glucosio, diciamo, in linea di massima riusciamo a sistemare un po' tutti quanti. Ovviamente nei momenti in cui si va a lavorare con questi prodotti, ma siamo molto rigidi, diciamo. Certo, ecco. Quindi c'è un'attenzione particolare per questo. Certo. Bene. Lei che cosa sta facendo? Vedo in mano che le calde che andranno a decorare poi il dolce. Benissimo, grazie. Allora, torniamo dai nostri ospiti e io direi, Marianna, di andare nell'altra postazione. Allora, abbiamo parlato prima di quante varietà di confetti ci sono, insomma un tempo ci si sposava, c'era tipico confetto con la mandorla o al massimo il cioccolato, adesso ce ne sono ben 54 gusti 54 diversi. Ma li ha tutti lei, Marianna? A disposizione sì. Meraviglia, bellissimo. Allora, avevamo parlato un po' di che tipo di bomboniere lei ha portato oggi. Esatto. Allora, per esempio questo, io vedo una cosa molto chic, si può... Sì, sì. Ecco, questo mi pare sia un tappo sì, per in abbinamento bottine. Con il suo cavatappi. Bene. Questa è una delle classiche bomboniere che fanno parte della linea dell'utile. Sì. Utile ormai è la parola d'ordine per la bomboniera. Sì, perché forse, insomma,
quelle, una volta si usavano anche quei piattini in ceramica, quelle cose un po', ma in realtà insomma nessuno sapeva più dove mettere. Sì. Poi bomboniere. Si rompevano accidentalmente. Quindi. Sì. Poi abbiamo invece qua, vedo dei cuori molto carini. Profumatore e vaso monofiore, anche il profumatore rimane come ricordo, ma allo stesso tempo trova un utilizzo anche all'interno dell'abitazione. Qua, questo qua è indicato per che tipo di sposi? Per degli sposi giovani, grintosi, magari con un'anima un po' rock. Certo, poi abbiamo sale e pepe qui. Sale e pepe per rimanere comunque sempre nell'ambito del classico, per accontentare un po' tutti. Anche questo è utile perché abbiamo un orologio. Orologio e portafoto. I portafoto io consiglio sempre poi magari di inserirgli una frase di ringraziamento per i propri ospiti, quindi possono trovare una gradita sorpresa. E invece questo di qua che cosa abbiamo? Le lanterne. Le lanterne sono già un paio d'anni che vanno moltissimo, come simbolo della luce, simbolo di nuova vita, simbolo di novità, ecco, e quindi viene utilizzata anche molto come oggetto da bomboniera. Parliamo invece di questo pannello, The Wedding Day, no? Il giorno. Allora, sì. Cos'è? Questo è un ipotetico, un esempio di come potrebbe essere un tableau mariage per un matrimonio in stile country o shabby chic. Ecco, parliamo un po', parliamo un po' come mamma ci ha fatto, perché ecco. Tableau mariage in wedding chic, ecco, forse ecco. A casa non tutti ci hanno capito. Okay. Allora, che cosa significa? Il tableau mariage serve quando proprio all'entrata della sala fa capire gli ospiti dove devono andarsi a sedere. Ecco, quindi dico dove sono e guardo questo, guardo bene, tutto. Oh, che meraviglia! Ecco, esatto. Ecco, bene, questo qui. E quindi ognuno ha, insomma, oppure che cosa potrebbe essere anche? In questo caso io l'ho adibito per un timing sposi, quindi riescono a sempre in italiano. Allora, il timing sposi per chi sta a casa e forse non mastica l'inglese, che cos'è? Vediamo è un po'. Una scaletta di come si deve organizzare il matrimonio senza affanni, quindi le tempistiche, cosa c'è da fare, e le cose da annotare. Quanto tempo prima, cioè esatto. Se decido di sposarmi per esempio con il mio innamorato, devo sapere quanto tempo prima prenotare il ristorante. Sì. Ecco, non lo diciamo dopo, va bene? Benissimo. Marianna? Ok, intanto torniamo qui con i nostri altri ospiti. Allora, abbiamo detto che intanto vedo, oh, che bello, andiamo a vedere un po' che cosa stanno facendo con questi dolci, che meraviglia, ma lì dopo per forza la dobbiamo assaggiare sta torta, perché deve essere bella ma così anche buona sicuramente. Allora, dicevamo Mattia Traforetti del Matelier Traforetti, abbiamo detto per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento nel canale 117, un ragazzo di 26 anni, da piccolo lui già faceva i vestitini alle Barbie, però questo suo grande sogno l'ha portato a studiare, l'ha portato a studiare e studiare ancora, applicarsi, tant'è che 4 anni fa, quindi a 22 anni, lui ha aperto il suo atelier, come un sogno realizzato, Mattia. Abbiamo visto i primi due abiti, tra un po' andiamo a vederne altri due. E però io volevo chiederti questo, la tendenza moda per quest'anno, qual è per quanto riguarda l'abito da sposa? Beh, per le tendenze moda di quest'anno sicuramente vanno ancora per la maggiore tulle e pizzo, quindi abiti con questi volumi quasi esagerati. Ah, quindi volume. Volume, decisamente, volume di tulle e soprattutto il pizzo abbinato magari a scollature audaci, quindi che vada un attimo ma a cerare. Ma scollature audaci, mi faccia capire, ma in chiesa io posso avere la scollatura audace? Credo che forse... Diciamo che il Galateo non lo permetterebbe proprio. Però forse è una scollatura audace che va nascosta con qualcosa. Esattamente. Diciamo che ci sono sicuramente gli stratagemmi per celare certe scollature per permettere effettivamente l'ingresso in chiesa, quindi per non limitare a nessuno l'idea del corpetto si può ovviare con coprispalli o accessori che vadano Senta a coprire la spalla. Cosa, quanto siamo influenzati dalla moda americana di molti reality che noi vediamo alla televisione? Molto, direi molto. Sono belli direi che reality, secondo lei? Dipende, è una cosa sempre molto soggettiva, molto a gusto. Poi tante volte la sposa che viene in sartoria
prende spunto, ma poi vuole sempre un attimo rielaborare, esattamente, personalizzare l'abito, perché, decisamente. Certo. Noi abbiamo quell'estro sartoriale, gli italiani, di grande stile, di design, certo, che insomma ci contraddistingue. Sarebbe un peccato sacrificarlo soltanto perché abbiamo alla televisione alcuni stereotipi che magari sono americani piuttosto che... Ecco, per quanto riguarda il colore invece? Per quanto riguarda il colore, sta tornando di gran tendenza per quest'anno il rosa e anche il blu, in piccoli accessori, dettagli dell'abito, ma anche nel total dress, quindi nell'abito completo. Il rosso, diciamo che è stato un attimo messo da parte, proprio perché è una tonalità un attimo audace e la sposa deve avere un bel carattere per poterla portare. Ecco. Per quanto riguarda invece le seconde nozze, allora, velo piuttosto che tulle, piuttosto che abito bianco. Per insomma, quanto riguarda le seconde è nozze, l'abito bianco. Decisamente, quindi, decisamente. Sì, seconde nozze. Direi che... abbastanza così. Diciamo che in realtà... sarebbe un attimo sconsigliato l'abito principesco, soprattutto appunto per le seconde nozze. Si può optare per qualcosa di corto, magari un attimo con dei ricami particolari che vada a sostituire il classico tailleur, oppure abiti da linee un attimo più scivolate, più morbide, più accompagnate al corpo. Non così plateali come la prima nozze. Esattamente. Senta, e il velo? Beh, il velo per tradizione ha tanti significati, oggi però è diventato un semplice accessorio da abbinare all'abito e che va a coronare proprio lo stesso. Ecco, poi magari torniamo a lei per chiedere anche, per esempio, una sposa giovanissima piuttosto che una sposa over 35, diciamo, di prime nozze. Ecco, quindi poi siamo anche curiosi di capire un po' se c'è qualche differenza e se c'è quale. Però io direi quasi quasi, se lei è d'accordo, di far sfilare di nuovo le due nostre modelle, Anita e Ilaria. Poi parleremo anche dell'acconciatura. Prego. Oh, allora, sono davvero belle e io devo dire che lei è abile nel mettere sempre accanto due modelli completamente diversi. Bravo, Mattia. Esatto, esatto, è proprio quello che tentiamo di fare nell'atelier. Sì. Allora, proporre... da chi vogliamo partire? Partiamo da Ilaria. Eccola. Ilaria indossa un abito molto lavorato, molto particolare, che ritorna nelle linee di tendenza, quindi nel vaporoso, dato appunto da questi ampi volant in organza di seta che vanno ad aumentare il volume della gonna. Il tutto coronato in questo corpetto molto semplice, da questa cintura molto lavorata. Però ecco, nella semplicità forse la cosa bella è che ha proprio, la giriamo anche, è che ha proprio questa cintura che tra l'altro, come dire, valorizza le curve, no? Esatto, esatto. Mi è sembra una cintura... di vedere che valorizzi le curve della vita. Esatto, esatto. È posizionata in un punto che va a slanciare l'idea del corpetto e a coronare il volume della gonna. È vero. Sembrerebbe che una cintura renda tozzo, invece non è vero. Proprio no, per questi ricami che vanno. Che ricami sono, Mattia? Allora, sono dei ricami molto particolari con inserto di paillette, perline e diamanti di Swarovski. Ah, è veramente molto molto bello, mentre la parte sotto della la parte gonna... sotto sono 17 volant applicati uno ad uno, sì, doppiati in organza, bordati con questo filino che va proprio a creare movimento e a dare questo brio alla gonna. Ariosità. Decisamente. Ecco, facciamo una pirouette perché è bello vedere anche il dietro. Eccolo qua. E questo, Mattia, l'ha sempre disegnato lei, vero? Sì. Che bravo. Ecco, che cosa metterebbe sopra in chiesa? Allora, per quanto riguarda la cerimonia in chiesa, andrei ad abbinarci un coprispalle minimal, quindi senza colli particolari, molto, sì, ristretto nella struttura, sì, però magari con un pizzo chantilly, quindi un pizzo molto leggero e delicato. Bene, ecco, facciamo vedere un po' l'acconciatura, ci giriamo, eccola qui. E Enrico Marchetti, sempre giovane, vedete che bravi questi nostri bravi operatori artigiani che sono giovani e che amano
ritornare a fare quello che tra l'altro tuo padre faceva. Allora, spiegaci un po' questa acconciatura, perché allora, è molto bella. Per quest'anno la tendenza continuerà ancora con le trecce, si eseguono ancora molte trecce, e ci sarà anche il ritorno del frisè all'interno. Ancora il frisè ritorna. Sì. In questo caso abbiamo fatto una treccia centrale fatta con tutte code, dopo collegate una con l'altra. Sì, non è applicata, va detto che sono, sì, i suoi capelli. Sono tutti suoi, e alla fine abbiamo chiuso con questa simpatica codina. Molto raffinata, io la trovo raffinata, è simpatica, sì, ma è raffinata, la trovo molto molto bella, perché è diversa. Si dà un po' di eleganza. Certo, e quindi tutte queste, anche queste perline che sono state inserite, eccole qua, questi sono molto belli. E poi io devo dire che sono stata a vedere oggi, hai lavorato molto nel tuo salone a Rosano, perché ho voluto anche vedere veramente come San Tommaso, che se non ci metto il naso non crede, e quindi sono andata proprio a vedere, eri in grande lavorazione. Bene, allora io direi che questa signorina se ne può anche andare a fare la sua uscita, grazie. Oh, vediamo la gemella invece. Anita invece veste un abito sempre dalle linee a sirena, molto più morbide, lavorato su tre tipi di pizzo diverso. Si vede. Quindi c'è un pizzo basico che poi è celato dalla trasparenza del tulle, bordato da questo delicato pizzo chantilly, e a coronare invece il décolleté questo pizzo ricamato. Sai che mi sembra un po' un modello che rievoca anni passati. Sì, diciamo, c'è qualcosa di retro in questo. Sì, direi di sì, è un abito molto classico, quasi vintage, mi verrebbe, sì, da dire. Infatti, poi ha queste svasature molto belle che partono e quindi slanciano anche. Decisamente, vero? Esatto, vanno, ecco, a slanciare la figura. Vorrei vedere anche il retro, perché ha uno strascico che è molto molto bello. Adesso forse andrebbe un po' tirato, ecco, così. Però eccola, che bello questo. E questo l'hai sempre disegnato tu? Disegnato e realizzato, sì. Quindi questa sposa ha una cinturina scura, perché forse è la caratteristica anche di questo abito. Esatto, perché abbiamo... Perché inserire questo? Per tentare di sdrammatizzare un attimo l'eleganza del pizzo e renderlo un attimo rock, un attimo più giovanile. Quindi appunto l'idea di abbinare questo accessorio nero va ad esaltare e a combattere un po' con l'eleganza del pizzo. Certo, ed ecco allora... sì, in questo caso abbiamo fatto una conciatura più elegante rispetto a quella di prima, è un po' più costruita. Qui abbiamo comunque sempre una base di trecce, anche dal lato di qua. Qui abbiamo una treccia dopo lasciata molto morbida, e qui abbiamo tutti i nodi con la parte centrale fatto una parte liscia per renderla molto elegante, qui dargli un po' di movimento, e dopo abbiamo aggiunto il nastro in pelle da accompagnarlo con la cintura del vestito. Certo, perché è una sposa anche che ama essere un po' sbarazzina nella sua eleganza. Esatto. E anche il trucco comunque richiama anche... Ecco, ho visto che anche i trucchi, e poi ci soffermeremo su questo, sono molto leggeri, incisivi ma leggeri, perché la sposa... Sì, la sposa quest'anno comunque il trucco va molto leggero. Mi piace molto il fatto di non essere speculare, ovvero di avere qui una treccia che però, se la signorina poi si gira, in realtà finisce con una bella banda, esatto, che è diversa. Bene. Bravo, bravo Enrico, io farei un applauso, grazie, grazie. Bene, possiamo tornare ad accomodarci. Allora, io vorrei però risentire un altro brano, però prima di sentire un altro brano andiamo ad avvicinarci ai maestri pasticceri per vedere se sono dei pasticcioni e che cosa hanno combinato per il momento. Allora, come avete proceduto? Eccolo qua. Ah, eccolo, sì. Questo, allora, abbiamo detto che è uno strascico, giusto? Perché si parlava appunto, sì, allora. Sì, praticamente è lo strascico del dolce, diciamo. Questo, che così va a dare un attimo di continuità, diciamo. Sì. È un po' la parte che va ad unire tutti i tre piani, sì, ecco, sì, che va un po' a collegare in sostanza. Adesso mettiamo
gli sposini sopra il dolce. Li vogliamo mettere per ultimi gli sposini come sorpresa? Dai, io direi per la fine. Così. Dovete continuare ancora a fare qualcosa? Dobbiamo finire un attimo perché si è appena staccato. Sì, ma lo appendiamo. L'avete appena fatto. Adesso. Bene, gli sposini sarà l'ultima chicca. Certamente. E vedremo che sposini eleganti voi andrete a mettere. Va bene. Allora, parlavamo un po' dei tempi. Quanto tempo prima muoversi quando si ha intenzione di sposarsi? Perché la tempistica è importante. Allora, chiediamo appunto questo a Marianna Di Segna, che oltre ad aver messo, coronato anche lei il suo sogno di aver messo su, diciamo così, il suo negozio stupendo, bello da andare a vedere comunque, perché è molto coccolo, a Rosà, in provincia di Vicenza, è anche appunto una wedding planner. Allora, quanto è importante che la tempistica sia giusta, per esempio, per il ristorante, quindi la location dove io andrò comunque a mangiare, a consumare il mio pasto più bello, più felice, con chi mi ama attorno. Ecco, quanto tempo prima, Marianna, io devo... Almeno 12 mesi prima. Almeno un anno prima. Perché anno prima? Perché ci sono location molto gettonate, ci sono location che hanno già liste d'attesa lunghissime, e soprattutto io sono dell'idea che se abbiamo un posto nel cuore, almeno se è il nostro giorno più bello, deve essere per forza quello. Bene. E quindi è meglio sempre prendersi un po' d'anticipo. Poi, per quanto riguarda la tempistica, cos'altro da dire ancora? E poi, sempre nei 9-12 mesi prima dal matrimonio, bisogna cominciare a stilare una mini lista degli invitati, quindi quante persone potrebbero essere pressa poco, fermare la chiesa, nel frattempo, anche se c'è il corso dei fidanzati da seguire, farlo. E poi cominciare a guardarsi intorno, a vedere se una wedding planner come me o come altre mie concorrenti possono essere d'aiuto appunto nell'organizzazione del matrimonio. Senta, e quanto tempo prima spedire gli inviti? Almeno 3 mesi prima. 3 mesi prima. Sì, nei matrimoni di agosto e settembre consiglio sempre almeno di anticipare un altro mese, perché agosto è come un mese che non esiste, quindi tra ferie e vacanze, sì, è sempre meglio magari anticipare un pochettino. Agosto, sì, certo. Sì. Senta, un'ultima domanda, poi facciamo un altro piccolo break pubblicitario per ritrovarci con un gran finale carico di sorprese, ve lo garantisco. E, quanto mi costa una wedding planner? Nel senso che mi conviene e risparmio di più, tutto sommato, la vecchia maniera che sarò stressata, sarò tirata, però insomma organizzo, brigo, faccio, oppure tutto sommato una wedding planner paradossalmente alla fin fine mi costa meno il tutto? Allora, io consiglio sempre di darsi appunto dei budget per tutto quello che riguarda tutti i servizi del matrimonio. La wedding planner può veramente aiutare a mantenere questo budget, mm-hmm. e quindi non sforare. Il problema di molti sposi è che sullo step finale dicono sì a tutto ormai per sfinimento e quindi vanno a sforare su cose che io credo che tutti hanno sforato. Sicuramente. È come noi quando fai una casa. Noi su questo invece siamo molto diligenti, non si sfora, non si sgarra. Questo è il budget che tu mi hai dato, questo è quello che io rispetterò. Ma bellissimo però così, sì. Perché abbiamo un generale che ci dice no, una lira in più o un euro in più non si può spendere. Diciamo che proponiamo la cosa migliore al prezzo migliore. Ecco, poi credo anche, Marianna, correggimi se io sbaglio, credo anche che tutto sommato, tipo tu che sei una wedding planner, puoi avere anche delle aziende che collaborano con te e che quindi tu puoi dire bene, facciamo un prezzo, perché in realtà tu porti diversi sposi, quindi si può giocare. Ecco, sto dicendo una cosa forse stupida, non lo so, o se invece funziona così. No, invece funziona proprio così, ho fornitori consolidati e so benissimo come lavorano e so il costo che hanno e quindi da lì si fa proprio già una preselezione sullo stile, sui budget, su quello che insomma è più adatto alla coppia di sposi che mi trovo di fronte. Ecco, tu sei aperta da un anno, abbiamo detto, a Rosà, sì. Rosà Confetto Sposi ed Eventi. E quanti matrimoni hai già curato?
È una trentina finora. Però, 30 sì, in sì. un anno. Sì, io mi occupo non solo del servizio totale, ma anche solo parziale, quindi anche solo dell'allestimento, la wedding day coordinator, quindi solo la coordinazione del giorno del matrimonio, quindi la sposa non si deve preoccupare che tutto ciò che ha concordato sia fatto, perché lei deve solo viverselo il giorno più bello. E sei presente anche tu? Sono presente anch'io. Ah, ma che bello delegare una persona. Di solito forse è quello il problema più grande, dire guarda, ma è arrivato il fotografo, ma questi bambini li abbiamo assistiti. E invece se noi abbiamo una persona che lo fa per noi, credo sì. sia bellissimo e credo sì. che anche la soddisfazione è un bel supporto morale. Bene, bene. Grazie, un piccolo break e ci troviamo subito dopo. La papera il papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia, per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spazio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, solo freschezza veneta. Eccoci ancora insieme per questa bella puntata di Metti una sera a cena, questo contenitore, questo format che puntualmente di settimana in settimana vi aggiorna, vi informa, vi tiene compagnia, perché in realtà, come dico sempre, questo programma lo facciamo noi, ma lo facciamo insieme a voi. Stasera parliamo del giorno più bello della nostra vita, che è il giorno delle nozze, e abbiamo visto già tante particolarità, tante curiosità, ma soprattutto tante istruzioni per l'uso, perché spesso insomma non capita tutti i giorni di sposarci, per fortuna, e quindi spesso abbiamo a che fare con delle cose completamente nuove, però abbiamo sentito anche gli esperti che ci hanno dato dei suggerimenti. Allora, io direi di andare a vedere l'ultimo abito per questa stupenda carrellata, abito che è stato fatto da questo giovane che ha 26 anni, che è Mattia dell'atelier Matelier Traforetti di Monticello, Conte 8. Abbiamo detto lui è partito facendo i vestitini alle Barbie, però adesso il suo sogno si è avverato, è un atelier tutto suo. Pensate, appunto, abbiamo detto già da ben 4 anni, quindi è 22 anni, lui disegna gli abiti, li fa nella sua macchina da cucire, invece di guidare una Ferrari, lui però è velocissimo con il pedale di questa sua Singer moderna, diciamo così,
e ha realizzato un sogno già di tante spose, ma anche di tante damigelle, ma anche, abbiamo detto, di tante parenti che si fanno fare appunto l'abito da cerimonia. Andiamo a vedere quindi, entri, la modella per l'ultimo abito principesco. Eccola! Bello questo strascico. Mattia, che dire di questo abito? Beh, quest'abito è il classico abito principesco, come dicevi appena adesso tu. Diciamo che è uno dei classici abiti in tulle multistrato, coronato da questo corpetto in pizzo, impreziosito da questi piccoli punti luce e da questa cintura che va proprio ad esaltare il punto vita e a rendere il tutto ancora più fiabesco. Bello, bello anche la scelta di un tulle non così candido. Esattamente, esattamente. L'idea di creare questo piccolo contrasto va a dare più luce al corpetto. Vediamo dietro, che bella vedere nella sua interezza. Ah, molto bello anche il particolare di tutta questa fila di abbottonatura, molto bella, e direi carino anche questo fiocco, molto bello il particolare anche del questo filo di tulle, se non mi sbaglio. Esattamente, sì, che va a bordare tutta la scollatura che del va a corpetto. Bordare, eccola qua. Quindi è una sposa anche questa. Diciamo che questo è un abito adatto a una sposa giovane, a una sposa grintosa, perché seppur principesco, direi che l'eleganza del tulle e la grintosità allo stesso tempo del tulle sono adatti proprio a una sposa giovane. Senti, le scarpe, non abbiamo parlato delle scarpe. Allora, per quanto riguarda le scarpe, abbiamo dei fornitori che collaborano con noi che danno alle spose la possibilità di realizzare la scarpa in abbinato all'abito, quindi con lo stesso tessuto. Sì, mi pare giusto che sia così. Bene. E, per quanto riguarda anche questa, sopra le spalle non la possiamo mandare in chiesa così. Assolutamente, assolutamente. Non si può, non si può. Che in questo caso quindi, potrebbe starci benissimo l'idea di un coprispalle in tulle che quindi riprenda la leggerezza della gonna, esattamente, che vada a coprire un attimo la spalla. Oppure l'idea di un classico velo principesco che vada ad appoggiarsi leggermente sulle spalle e poi scende lungo la coda dell'abito. Che bello, grazie. Vogliamo fare ancora un giro? Bella, bella davvero. Sì. Bene, grazie. E l'applauso naturalmente va anche a Mattia Traforetti. Grazie. Allora, torniamo all'acconciatura. Enrico Marchetti del Salone Batik di Rosà. E se abbiamo una sposa con il capello non così lungo, che cosa possiamo fare? Allora, per quest'anno comunque sono tornate molto le onde. Sì. Quindi anche noi facciamo riferimento al stile un po' americano delle attrici americane, sia sui colori che sulle acconciature. Adesso vanno molto le onde e i capelli mossi. Quindi le onde in tutto il capello? Sì, soprattutto nella parte finale, quindi dal circa tre quarti di lunghezza in poi cominciamo a fare le onde molto naturali. Mi collego un attimo a Mattia, che anche lui parlava di colori, anche nei capelli. Comunque quest'anno va il rosa quarzo e il grigio con delle sfumature azzurre, quindi tendente all'azzurro. Quindi il grigio, sfumature azzurre, ma perché è già grigia o una giovane? No, che no, si proprio tinga? Una giovane. Una giovane che si tinga di grigio? Anche oggi, sì. Ah sì? Con delle sfumature? Nera, del colore nero, ragazza, e abbiamo dovuto platinarla, quindi un biondo platino e dopo si sfuma con il grigio azzurro vedete noi il rosa quarzo si sposa bene con tipo una sposa mesciata. Sì. Si inseriscono delle fasce di colore rosa quarzo, magari che accompagna
sempre con qualche accessorio. Vabbè, queste giovani che vogliono diventare grigie, va bene, e noi che invece siamo lì che combattiamo con i primi capelli bianchi. Allora, bene, belli, belli anche questi suggerimenti. E invece torniamo a parlare un po' di quelli che sono appunto i regali, le bomboniere, abbiamo detto, per una sposa che sia una sposa raffinata. Ecco, di solito la richiesta come cambia da una coppia di sposi giovani e invece una coppia di sposi over 35, diciamo, dai? Beh, cambia proprio per quello che ho detto prima. La coppia giovane cerca appunto l'oggetto particolare, cerca l'oggetto appunto utile che possano usare, ma allo stesso tempo che parli anche di loro, delle loro passioni, dei loro gusti. È successo molto spesso che facessi confezionamenti di prosecco, di grappe. Ah, quindi insomma qualcosa anche di anche utile in questo senso. Sì. Miele, marmellate, cassettine di legno con delle marmellate artigianali, anche fatte direttamente dalle spose. Addirittura. Sì. Vedo che le spose giovani si stanno proprio adoperando per l'handmade, quindi proprio tutto fatto a mano. Ho capito. Beh, questo credo sia carino. Sì. È qualcosa che tu doni e qualcosa che hai fatto addirittura. Sì. Però insomma poi il confezionamento è chiaro che ci vuole tutto, sì. E tutto il resto. La mano abile. E poi bisogna avere anche gusto. Sì. Diciamo che non sempre quello che è nell'immaginario poi visto realizzato, e lo sa anche Mattia, sia insomma dopo come l'avevamo pensato. Poi internet sta facendo la sua brutta parte in questa. In che senso? Perché vedono cose che sono bellissime viste così, come immagini, come tipo di confezionamenti, però hanno sicuramente il loro costo, ecco, costi sostenuti. Ecco, intanto è saltata una bottiglia, evviva, facciamo un applauso. Sì. Questo è il brindisi finale, che però insomma stiamo preparando, perché voi sapete che dietro alle quinte e poi c'è sempre chi prepara, chi c'è grande movimento e fermento, e però è saltata questa bottiglia quando abbiamo parlato appunto di questi sposi, quindi porta sicuramente molto molto bene. Allora, si diceva appunto questa cosa qui, ci vuole fantasia, ci vuole buon gusto sicuramente, sì, per poter, ecco, e ci vuole coerenza. In che senso anche coerenza? Con lo stile, con quello che è già stato scelto, e portare avanti quello che è tutto questo coordinato di matrimonio che... Quindi lei mi vuol dire che prima di fare le bomboniere vuole anche sapere com'è l'abito? Io chiedo sempre quale sarà la location del ricevimento, chiedo sempre come sarà l'abito, chiedo come se lo immaginano loro il loro matrimonio, che cosa vogliono far capire ai loro ospiti e cosa vogliono fargli provare come emozione. Ah, che bello, però un total look 360 gradi. Sì. E invece per lo stilista sarto, lei vuole indagare un po' anche sulla personalità della sposa prima di cucire addosso un abito? Certamente. O non gliene importa niente, dice dimmi un po' quanto vuoi spendere. No, assolutamente. No, non è così. Punto soprattutto sulla personalità della sposa. Mi piace che l'abito stesso diventi una fonte e vada ad esprimere qualcosa della sposa stessa, quindi che la rappresenti nella sua indole, nel suo essere donna. Certo, e per lei invece, per l'acconciatore? Anch'io comunque faccio un'intervista prima alla sposa. Dai, mio bel mestiere! Enrico fa l'intervista alla sposa! Bene, è importante, bisogna sapere, vero? Molte cose, lo stile suo e... Comunque noi facciamo sempre delle prove, facciamo dei pacchetti sposa sia come estetica che come acconciatura, ma nelle prove comunque si provano sempre qualche acconciatura. Più delle volte comunque la prima acconciatura è quella
quella giusta. Eh sì, la prima impressione ormai... Basta parlare con la cliente, capire lo stile... Avete l'occhio clinico, subito. L'occhio clinico. Bene, allora siamo quasi quasi in chiusura perché non sembra, ma l'ora e mezza vola, vola, vola. Allora, mettiamo gli sposi, caro Enrico, eccoli qua, vediamo gli sposi come sono. Uno, due, l'avevo detto io che il trucco c'era, facciamo un applauso, l'avevo detto. Ci stava un attimo, ci così stava, sì. Era un po' di ironia anche un pochino, sì. Ecco. Un sacco di eleganza, però si vuole un po' anche... chiedono questa sì, coppia assolutamente sì. Forse sono degli sposi giovani, un po' giocherelloni, un po' vogliono sdrammatizzare quella giornata che deve essere una giornata comunque carina. Sì, solitamente diciamo tanti arrivano anche loro proprio col cake topper procurato da loro stessi. E invece questa sera le proponiamo noi perché sono carini, molto molto carini. Allora noi cominciamo con i ringraziamenti perché vedo che il tempo stringe. Allora ringraziamo per quanto riguarda questa bella torta che è stata fatta quasi in diretta, in tempo reale, e quindi golose emozioni di Enrico Tedesco con Silvia Cobianchi, che non è qui questa sera, quindi questi due giovani che hanno inventato questa cioccolateria, che guardate, entrate a San Zenone perché sembra proprio di stare nel mondo di cioccolato, c'è qualcosa di magico. Stasera era accompagnato da Elena Basso, la sua collaboratrice. Grazie e un applauso a loro. Grazie. Allora, grazie, io direi, e vorrei far entrare anche, se abbiamo le due modelle, le due spose di questa sera, per noi sono Ilaria e Anita, queste due gemelle. Prego, potete mettervi proprio qui, eccoci, un altro applauso perché sono state veramente molto molto carine. Bene, questi abiti sono del Matelier Traforetti, di Mattia Traforetti di Monticello Conteotto, con lui abbiamo parlato delle tendenze moda ma anche di come, tagliando i vestitini della Barbie, è arrivato a 26 anni, ben da 4 anni, ad avere il suo atelier. Quindi grazie di essere stato con noi. Allora, un altro applauso invece va tutto a Marianna Dissegni. Anche lei lavorava per un'azienda alimentare, però poi ha detto perché invece non mettermi a fare qualcosa per le spose. L'ha fatto, ha un suo negozio da un anno, già ha seguito, pensate, in un anno 30 matrimoni, suo negozio di bomboniere, ma anche di scelta per quanto riguarda 54 tipi di confetti, sono tanti, ma stasera poi li assaggiamo tutti quando spegniamo le telecamere, e poi la prossima puntata vi diremo com'erano. Rosa Confetto, sposi ed eventi a Rosà, quindi grazie Marianna Dissegni, grazie. Ed ancora un grazie sentito a Enrico Marchetti del Salone Batik, parrucchiere, e insomma figlio d'arte, perché il papà era il barbiere del paese, lo storico. Sapete quelle figure simbolo di una cittadina, di un paese? Bene, lui, io lo ricordo, nel salone piccolo piccolo così, è cresciuto guardando tagliare i capelli, naturalmente lui poi ha fatto di questa passione un'arte, perché veramente ha acconciato anche le nostre signorine questa sera, e devo dire ha pettinato anche me questa sera, quindi grazie a Enrico. Allora ringraziamo anche il maestro Beppe Calamosca che ci ha accompagnato con le sue note questa sera, grazie maestro, ma anche Jenny Kuronen. Ecco, la K rigorosamente ci ha detto, ecco, violinista, soprano, ma insomma cantante anche poliedrica, veramente. Quindi grazie a tutti voi. Rinvito qui, allora, rinvito Matteo Teratin, siamo in Villa Giustinian, qui a Cittadella, in provincia di Padova, ecco, e allora grazie di questa ospitata di questa sera. Abbiamo parlato di questa location stupenda, io le garantisco che se dovessi risposarmi mi risposerei qui. Lo perché, deve. Sì, lo devo, deve rifare. Lo devo rifare proprio per venire qua. Si possono anche festeggiare gli anniversari. È vero. E farli come un matrimonio. Sì, i 25esimi, quarantesimi, ma sa perché si chiamano anniversari? No, perché? Perché vengono una volta all'anno.
Ah, ecco. E quindi possiamo festeggiare gli anniversari una volta all'anno. Sì. Ha ragione. Quindi allora grazie, intanto distribuiamo un po', grazie signor Matteo Telatin, distribuiamo un pochino di champagne. Questo e addirittura uno champagne aperto. Un gusto italiano che è paragonabile proprio allo champagne. Grazie, grazie. E quindi io direi che partiamo con un ultimo brano, è il brano Recuerdo, composto proprio dal maestro Cala Mosca, un tango stupendo e struggente. E io intanto mi vado a sedere, ascoltiamo quest'ultimo brano e nel frattempo facciamo un brindisi. Grazie a voi di essere stati con noi, come sempre, con Metti una sera a cena. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, alla prossima puntata. Grazie e arrivederci. Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spazio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, solo freschezza veneta.